Una sorta di regalo di Natale per la città di Lucca. I carabinieri hanno riportato dentro le mura una tela trafugata dalla chiesa di Sant'Anastasio ben 43 anni fa. Si tratta della Madonna con Bambino e i Santi Crispino e Crispiniano, realizzata nel 1662 circa da Giovanni Domenico Ferrucci per la confraternita dedicata ai due santi. La riconsegna è avvenuta nel palazzo dell'Arcivescovato, alla presenza tra gli altri del tenente colonnello Giuseppe De Gori, comandante del nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Bologna, e dell'arcivescovo Paolo Giulietti. Che il dipinto fosse sparito lo scoprirono nel 1994 i curatori di una mostra che avrebbero voluto esporlo nell'ambito di un'esposizione sul primo 600 e che invece si accorsero che nella chiesa di Sant'Anastasio non c'era più. Era rispuntato fuori nel 2012 in vendita ad un'asta a Milano. Ne veniamo a conoscenza attraverso le nostre attività, insomma. Conosciamo la provenienza toscana di quest'opera, ma non che fosse rubata, quindi si sviluppano una serie di attività in Toscana per accertarne quindi la provenienza, dal di qui la collaborazione con la soprintendenza di Lucca e con l'arcidiocesi di Lucca, e fino a quando arriviamo ad acclarare in maniera certa che si trattava di un'opera rubata alla chiesa di Sant'Anastasio nel 77, nel lontano 77. Così ne dispone l'autorità giudiziaria di Milano, la Procura della Repubblica di Milano, il sequestro, e oggi è stato possibile restituirlo dopo tanti anni. I santi Crispino e Crispiniano, ritratti nell'opera recuperata, sono tra i patroni della categoria dei calzolai. Torna a casa un'opera che non è solamente un'opera d'arte, ma che esprime anche la devozione di una categoria di lavoratori, quelli della scarpa, del calzolai, quindi dice che nel lavoro si può trovare opportunità di crescita, di relazione, di santificazione, quindi torna a casa un'opera che ha un messaggio importante da dare anche ai lavoratori di oggi. Speriamo di ricollocarlo in un luogo in cui possa tornare ad essere anche centro di preghiera, di devozione, non solamente di fruizione come oggetto d'arte.